giusto per una breve replica, Peppe, ti ringrazio per quello che hai detto. Ti faccio presente che quei 7 milioni e dispari di debito fuori bilancio accantonati stanno ancora lì, perché quei 6 milioni e 8 che abbiamo portato in consiglio comunale la volta scorsa stanno ancora lì, nessun di quel debito avete votato in consiglio comunale. Per onestà e per verità, questo è quello che avete scritto voi in delibera, te lo leggo. C'è scritto che le sentenze cui dare esecuzione con il presente provvedimento ammontano al numero 104 per un totale complessivo di 203.961,36, che si riduce a euro 195.852 per l'effetto degli intervenuti richiamati accordi. Quindi, siccome fortunatamente per me a scuola ci sono andato, 203 meno 195 fa 8.000 euro. 8.000 euro è il risparmio che avete ottenuto grazie agli accordi transattivi su queste 104 sentenze. Io vi ringrazio perché abbiamo risparmiato 8.000. Susi, non mi basta la spiegazione dell'assessore, non è reale la spiegazione dell'assessore, la spiegazione sta scritta qui sopra, Susi, se te la legge, da 203.000 a 195. Avete risparmiato grazie agli accordi 8.000 euro. Questa è la verità. I 7 milioni, gli 8 milioni di debito stanno ancora lì, nessuno è intervenuto su quei debiti e non avete intenzione. Come le avete scelte? Non lo so, non mi interessa, non lo voglio spiegare. Spero che le avete scelte con un certo criterio, spero che le avete fatto, sono problemi vostri, non mi interessa. Però vi prego, non dite stupidate, perché io ho proprio un ruolo particolare, chiamo opposizione facile, non ci vuole niente, basta dire non sono d'accordo, siamo a posto. Però vi prego, leggetevi le carte, non accontentatevi di quello che dice il sindaco, perché vi ripeto, abbiamo detto in apertura di consiglio, il sindaco ha detto che i decreti erano pronti sabato pomeriggio, i decreti ad oggi non ci sono. Grazie consigliere, per una brevissima replica il consigliere.